Ciao a tutti, guardiamo un attimo da vicino insieme a questa coperta dei mesi per neonati marcata Ryogu. La copertina arriva all'interno di questa confezione di plastica trasparente dalle dimensioni di 1 m x 1 m da aperta. Adesso comunque la andiamo ad aprire insieme. Eccola qua. Allora, al tatto si presenta molto morbida, però guardando un attimo lo spessore, non sembra essere poi così spessa, scusate il gioco di parole. Come vedete lo spessore è quel che è, però i materiali sembrano essere comunque buoni. Abbiamo quindi uno spessore che si aggira intorno ai 2 mm, materiali che risultano essere 70% poliestere, scusate, e 30% cotone. Rendono quindi lavabile tranquillamente in lavatrice. Che cos'è questa copertina? Intanto che io vado ad aprirla. È una copertina che, diciamo, è in voga, in uso soprattutto oltre continente, cioè in America. Non è tanto usata qui in Europa, in Italia almeno io che io sappia, appunto, l'ho vista principalmente in America. Viene usata per misurare, scusate, per posizionare, diciamo, il bambino al di sopra. Adesso magari vi faccio una panoramica così dall'alto perché possiate vederla. Come vedete, c'è una forma circolare con tutti i numeri 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, numeri che sono anche ben definiti, stampati ovviamente in nero, non presenta neanche odori particolari. Comunque stavo dicendo che è una copertina pensata per posizionare il proprio bambino, il proprio neonato al di sopra, in direzione appunto del mese di vita, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, con la testolina possibilmente verso il numero, e ogni mese si scatta una foto, comunque possono fare dei video, e una volta passati 12 mesi possono, secondo me, può venire secondo me fuori un bel lavoro, nel senso avrete 12 foto di ogni mese, quindi velocizzandole avrete, come posso dire, un effetto lancetto di un orologio che si muove, dove però al posto della lancetta c'è il vostro bambino.